Ciao a tutti! Come avete passato le feste di Natale? Io un po' presa dei figli che sono stati male, poi hanno contagiato i nonni e poi cosa ho fatto? Ho mangiato nuovamente, ho mangiato ancora e quindi oggi basta. Oggi facciamo insieme gli aperitivi per Capodanno. Iniziamo! Ad aiutarmi a fare gli aperitivi spremi e agrumi della Foere. Sapete che ormai mi sono affezionata a questo marchio. Tra l'altro l'ho visto in un bar che lo usavano come se fosse professionale, quindi penso di aver fatto un acquisto perfetto. Iniziamo con l'aperitivo Valli. Per questo aperitivo prendo un bel bicchiere grande da trattoria, perché io sono una così alla mano, lo sapete, quindi un bel bicchierone bello grande. Poi ci serve del buon prosecco, e adesso devo riuscire ad aprirla. Auguri! Comunque, sono già partite i festeggiamenti di Capodanno. Poi ci serve mezza arancia e del ginger. Cosa faccio col mio super spremiagrumi? Metà arancia, guardate quanto è comodo questo spremiagrumi, ha la possibilità di contenere sia il liquido all'interno, in questo modo qui, vedete, così è chiuso e rimane tutto all'interno, invece se lo abbassate in questo modo va direttamente nel bicchiere e via a spremere. Ora, per non far sgocciolare, richiudo, guardate che cosa intelligente, così non sporchiamo niente. Ecco qua il mio bicchiere, come vedete c'è un quarto di succo d'arancia. Prosecco! E vado a riempire fino ad arrivare, guardate, quasi alla fine. Ecco qua, questo è il livello che dovete ottenere aggiungendo il prosecco. Dopodiché il ginger, quello normale che trovate al supermercato, non alcolico. Fino al bordo, non lesiniamo con gli aperitivi, mi raccomando. Usate una cannuccia di carta e meglio, così non inquiniamo, per girare. E poi se proprio vogliamo fare le cose belle, 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 perché è Capodanno, ci mettiamo anche la decorazione con l'arancia. Ed ecco a voi pronto l'aperitivo Valli. Ora dobbiamo spremere per il prossimo aperitivo il lime. Ma non preoccupatevi, il nostro spremiagrumi all'interno ha anche la dimensione più piccola per limoni e lime. Facilissimo da pulire, perché adesso mi prendo tutto in blocco e vado a pulirlo. Questo aperitivo l'ho voluto chiamare aperitivo Naomi. E qua si apre la parentesi che adesso mio figlio mi odierà a morte, perché Naomi è la fidanzata di mio figlio, fanno tanto i trottolini amorosi, ma io ancora non l'ho conosciuta. Però è molto fine, l'ho vista nelle foto, insomma, e le ho voluto dedicare questo aperitivo. Cosa mettiamo all'interno di una coppa? Ovviamente elegante, perché l'elegante non è da trattoria come me. Andiamo a spremere all'interno di questo fantastico, guardate che meraviglia le cose che tiro fuori, boccalino minuscolo, mezzo lime. Apro il beccuccio e vado a spremere all'interno del mio boccalino il lime. Chiudo il beccuccio per non sporcare e questa è la quantità di lime che andrà all'interno di una coppa elegante, un po' da champagne, per fare il nostro aperitivo. Guardate, ecco qua, solo mezzo lime. Aggiungo un semplicissimo vino come il Trebbiano bianco, fino ad arrivare quasi a metà coppa. Sto sporcando dappertutto, quelli eleganti non sporcano, ma è uguale, lo sapete come sono io. Aggiungo anche dell'acqua tonica. Io adoro questa, perché è un po' amarognola. E poi per fare un po' chic, una fettina di lime nel bicchiere. E voilà! Un altro aperitivo è pronto! Come al solito, se vi è piaciuta la mia macchina spremiagrumi, trovate il link in descrizione allo shop Amazon. Questo video un po' alcolico è per augurarvi tutto quello che desiderate per l'anno nuovo. Perché come diceva Cenerentola, i sogni sono desideri e se ci si impegna e se ci si crede, si realizzano. Vi auguro di ottenere tutto quello che volete, che sia un anno magnifico. Vi voglio bene, vi abbraccio e come sempre, ciao da Valli e cin cin! Auguri!